Senti, ma non abbiamo finito invece il discorso sull'immedesimazione, perché c'è un ruolo, parlavi del... Io se faccio Macbeth, devo trovare il Macbeth dentro di me. Siamo tutti potenzialmente Macbeth, insomma. È proprio questo il punto, che lo siamo tutti potenzialmente. E naturalmente non è che poi uno sviluppi il proprio Macbeth nella vita, meglio di no, anche se c'è chi lo fa. Ma non è che andrei a prendere quello che l'ha fatto per fare Macbeth in scena. Però se un attore ci si mette con impegno, riesce a trovare dentro di sé qualcosa che riguardi proprio quel personaggio, o qualcosa di quel personaggio che riguardi lui. Il mio maestro Orazio Costa diceva che ciascuno di noi è molto di più di qualunque personaggio teatrale, nel senso che le nostre personalità sono una somma di una quantità di altre personalità che noi non consideriamo nemmeno, mentre ovviamente i personaggi teatrali sono specializzazioni di un certo modo di essere, tranne Amleto, che invece c'ha tutti i modi di essere che vuole. Conoscerai il motto di Eduardo, adesso cito a memoria, spero di non sbagliare, che dice: fare teatro significa vivere fino in fondo quello che gli altri generalmente recitano male. Molto bello, non lo sapevo. Però tu dici: devo cercare dentro di me, ma e quando fai un personaggio femminile, perché hai fatto anche questo, io mi ricordo che con un tempo da fare Mamma Ebe, si sentì proporre da Lizzani, non so che ruolo Mamma Ebe, dice: io faccio il film, se faccio Mamma Ebe. Tu l'hai fatto? Io ho fatto la Corrada Miller, ho fatto una nazista novantenne, ma lì c'era poco, era facile, bastava mettermi una parrucca e una camicia da notte, insomma, dei gioielli, e già c'era. Naturalmente lì è stata molto importante proprio la Miller, perché recitandomi alle prove, insomma, abbiamo fatto anche delle prove personali, mi ha dato una chiave per trovare questo personaggio, che è stato un tuffo non solo nel grottesco, ma nell'orrore. Ecco, lì per esempio mi è servito immaginare, riimmaginare, ripensare, cercare di risentire tutto quello che avevo saputo dei campi di concentramento, e questo, cioè, credo che abbia contribuito a darmi dei colori. Quindi voglio dire, bisogna richiamare a sé delle proprie esperienze per trovare dei suoni, dei colori che servano a un dato personaggio. E quindi è ovvio che non è sempre possibile ricorrere a cose che ci sono e che si sono viste, o perlomeno di cui si è saputo, ma spesso a cose che hai, credi, sai di avere, ma che non hai mai provato, e quindi scoprirle dentro di sé. Non è un discorso molto chiaro, lo metto, ma insomma, però. No, è chiaro, proprio.